Amica dell'Iran. Sono molto felice che il presidente Rouhani abbia scelto di iniziare dall'Italia la missione che dopo molti anni per la prima volta riporta in Europa la massima carica della Repubblica Islamica dell'Iran. Grazie, signor Presidente, per aver condiviso con noi questa prima giornata di lavoro. L'amicizia storica che lega i nostri popoli e che trova fondamento nelle relazioni innanzitutto culturali che la città di Roma, come la città di Teheran e tante altre città dei nostri paesi rappresentano, è un segno del nostro passato, ma io voglio pensare che sia un segno anche del nostro futuro. Il rapporto millenario delle nostre civiltà, infatti, rappresenta un punto di riferimento e di forza. Abbiamo attraversato momenti di difficoltà, di tensione. Il passato ci riporta alla luce anche il tempo in cui i nostri popoli lottavano, Roma ne è un esempio, ma abbiamo imparato a riconoscerci come desiderosi di dialogo, di stabilità, di pace, di rispetto tra i popoli. Questa è l'aspirazione del governo italiano, sono certo che questa è l'aspirazione che condividiamo con il governo iraniano e sono grato a lei, signor Presidente Rouhani, per averlo voluto testimoniare con questa prima visita. L'accordo nucleare segna un cambio di stagione straordinario e noi siamo assolutamente certi che lo sforzo che ha portato al raggiungimento delle intese di Vienna possa essere soltanto il primo passo per una nuova stagione di pace e di prosperità, non soltanto in Iran, ma in tutta la regione. Ho reso omaggio alla determinazione del presidente Rouhani, dei suoi ministri e del suo governo nel perseguire questo risultato e dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non mancherà l'impegno perché negli scenari più caldi, a cominciare dalla Siria, si possa lavorare insieme. Se abbiamo raggiunto un accordo sul nucleare, possiamo raggiungere un accordo sulla Siria, dobbiamo raggiungere un accordo sulla Siria. Il coinvolgimento e il ruolo costruttivo di tutti gli attori regionali e quindi anche dell'Iran, grande potenza non soltanto di quell'area, può portare finalmente a una soluzione pacifica, a una transizione politica verso la democrazia, potrà permettere che quella martoriata terra torni alla pace e potrà vedere tutti insieme contrastare il terrorismo di Daesh, salvaguardando gli impegni dei nostri comuni popoli. Trovo che sia fondamentale dunque che ciascuno di noi si impegni in questo sforzo di cooperazione. Ho avuto modo di dirlo ai nostri amici di tutti i paesi della regione, ho avuto modo di dirlo ai nostri amici sauditi, ho avuto modo di dirlo ai nostri amici israeliani, ho avuto modo di dirlo ai nostri amici che in tutta la regione chiedono la pace. Sono certo che l'amico presidente Rouhani potrà giocare un ruolo fondamentale nel recuperare una dimensione di stabilità dell'intera area. Abbiamo inoltre affrontato i temi della cultura. Siamo in una sala, in una città, in un palazzo che dimostra quanto sia grande la storia del nostro paese, ma sappiamo che altrettanto grande è la storia che ha segnato l'Iran e che segna ancora oggi questo paese così colto, così ricco di educazione e di ricerca. Mi veniva ricordato il dato di quasi 1 milione di laureati, segno evidente di un investimento sul futuro.
che non possiamo che guardare con apprezzamento e interesse. Dunque la cultura, lo scambio tra studenti universitari, l'investimento nel design, nell'innovazione, nel talento, nella curiosità. Abbiamo anche pensato che ci sia bisogno di investire di più a livello economico. Oggi abbiamo siglato i primi accordi. È soltanto l'inizio di un cammino. Ci sono alcuni settori in cui possiamo e dobbiamo lavorare di più. Ne abbiamo discusso col Presidente. Non penso soltanto all'energia, all'oil and gas, che tradizionalmente ci richiama alla stagione di Enrico Mattei, ma penso anche e soprattutto ai settori delle piccole e medie imprese, agli investimenti in innovazione, agli investimenti infrastrutturali, al grande desiderio di collaborare insieme nel settore ferroviario, a tutto ciò che ha a che vedere con la sanità, il farmaceutico, il futuro dei nostri rispettivi paesi. Anche per questo Italia e Iran vogliono cogliere l'occasione dell'incontro di oggi per segnare una nuova tappa del nostro rapporto di amicizia. Anche nei settori su cui più marcate sono le nostre distanze, anche in campi delicati come il rispetto dei diritti umani e le diverse valutazioni che abbiamo su alcuni dei principali dossier, abbiamo dimostrato di poter dialogare, discutere, anche in occasione di seminari bilaterali recentemente svolti. Dunque noi pensiamo che in un momento come questo la nuova via della seta possa e debba essere un rinnovato rapporto tra i nostri paesi. Signor Presidente, nel darle il benvenuto in Italia, come ha già fatto autorevolmente il Presidente della Repubblica, vogliamo dirle che ciò che ci unisce è sicuramente il gusto per la bellezza, per la cultura. Questo è un tempo nel quale la bellezza e la cultura vengono messe in discussione. Persone prive di scrupoli cercano di uccidere e di distruggere innocenti vite umane in nome di una ideologia che non appartiene né a voi né a noi. Trovo che sia dunque naturale, trovo che sia dunque importante rispondere non soltanto con le iniziative geopolitiche, con le iniziative diplomatiche, con le iniziative economiche, ma anche con le iniziative di natura culturale. Iran e Italia, infatti, da questo punto di vista sono due superpotenze della bellezza e della cultura. Mi auguro e sono certo che la sua visita costituirà un elemento fondamentale per poter insieme vincere questa sfida contro il terrore e contro l'atrocità del male che tutti insieme dobbiamo affrontare e che con la presenza dell'Iran, dopo lo storico accordo sul nucleare, ai tavoli internazionali sarà più facile da vincere, perché assieme a voi, ne sono certo, la stabilità dell'area potrà essere più facilmente raggiunta. L'Italia c'è, le dà il benvenuto e ha molta voglia di tornare a camminare insieme. Benvenuto. بسم الله الرحمن الرحیم قبل از هر چیز باید از دولت ایتالیا از رئیس جمهور از نخست وزیر عزیز و محترم جناب آقای رنسی تشکر و سپاسگزاری کنم به خاطر مهمان نوازی بسیار گرم و صمیمانه‌شون در ایتالیا وقتی ما ایرانی‌ها هستیم احساس می‌کنیم در کشور خودمون هستیم یعنی از یک مرکز تمدنی به یک مرکز تمدنی دیگر سفر کردیم
از هزاران سال پیش ما دو کشور دارای تمدن و فرهنگ بزرگ بودیم و نمیتونه جامعه انسانی و بشریت نسبت به تمدن‌های بزرگی که در ساخت تمدن جهانی بسیار نقش داشتند و در علم و دانش بی تفاوت باشه. ما بسیار خوشحال هستیم که در شرایط نوین پسا برجام و پسا تحریم به منطقه اروپا به اتحادیه اروپا سفر کردیم برای اینکه all'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha svolto un ruolo importante nel raggiungimento di questo accordo. E il viaggio abbiamo cominciato dall'Italia perché l'amicizia è un'amicizia antica con voi. Siamo due paesi che abbiamo avuto rapporti di collaborazione da anni in settori di cultura, di scienza, di economia. Abbiamo lavorato insieme. Nei tempi l'Italia è stato il nostro primo partner commerciale. Il popolo iraniano serbo hanno un ottimo ricordo dall'Italia, dagli italiani, dal lavoro con la vostra imprenditoria, con il vostro mondo dell'economia industriale, perché hanno sempre mantenuto i loro impegni, hanno lavorato bene e noi oggi siamo sicuri che una buona collaborazione ci sarà ancora una volta tra i nostri due paesi. Una collaborazione a tutto tondo, come dice giustamente il presidente Renzi, una collaborazione a 360 gradi. In tutti i settori possiamo lavorare insieme. Ho spiegato nel nostro incontro che l'Iran, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista energetico, dal punto di vista della forza di lavoro e dal punto di vista geopolitico si trova in una posizione di privilegio. Perciò non è soltanto una questione del rapporto tra l'Italia e l'Iran, ma tra l'Italia e la zona che ci circonda. L'Iran può diventare un hub per il lavoro dell'Italia con il resto della regione, con la regione che ci circonda. E in quelle condizioni dobbiamo creare le condizioni per una presenza attiva degli imprenditori italiani e europei in Iran, per i loro investimenti in Iran, per le tecnologie in Iran, e perché parte del mercato iraniano si offre agli investitori e poi europei per accedere insieme al grande mercato che ci circonda. Ci sono stati ottimi contatti tra i vari settori dei due paesi. Abbiamo visto insieme la firma di numerosi accordi e un inizio per la nuova fase della nuova stagione dei rapporti di collaborazione tra i nostri due paesi. Questi rapporti continueremo sicuramente bene, sia il governo dell'Italia che sia da parte nostra. Come governo iraniano ci impegniamo a mettere a disposizione quello che possiamo al settore privato e a coloro che in due paesi vogliono cominciare delle iniziative economiche.